Salve gente, benvenuti in questo nuovo video. Non so se si vede perché è tutto buggato, ma oggi proveremo a fare una cosa assurda che non abbiamo mai tentato di fare prima. Ho installato tipo 1800 mod circa. Non avete idea di quanto tempo ci ho messo a fare questa cosa e far funzionare tutto, lagga tutto, non funziona mai nulla ed è stato abbastanza complicato in sostanza, anche per caricare tutte le mod ci è voluto tanto. Tipo mezz'ora. Però l'esperimento che voglio fare è creare un mondo utilizzando anche un seed particolare, strano, creepy. E ecco, e tentare di giocare in questo mondo e vedere cosa succede, se funziona, se sono cose strane, cose di questo tipo, ecco. Quindi, se vi piace questa cosa e vi ispira un minimo, vi ricordo il like. Se non siete iscritti, ovviamente iscrivetevi ora, così non vi dimenticate. E adesso passiamo alla creazione del mondo, sperando che non crashi tutto, perché vi assicuro che è abbastanza instabile questa cosa. Ah, e vi sconsiglio di farlo perché è abbastanza laggoso e potrebbe crashare l'intero PC. Nome del mondo lo chiameremo Mondo, giusto per un po' di fantasia. Però, come seed, andrò a inserire esattamente questo seed. Qualcuno di voi magari lo potrebbe anche riconoscere. Adesso vediamo anche se qualcuno riconosce quando lo creo. Mi metto giusto a chest bonus e lascio tutto il resto così. Creo il mondo e ci vediamo in gioco. Ci vorrà un... Sono passati tipo 5 minuti e sta crashando. Bene. Non so se uscirà qualcosa di questo video, speriamo. Ok, sembrerebbe aver caricato. È più fluido del previsto. Ok, non lamentiamoci, non lamentiamoci. Intanto la barra della fame è un po' strana, però va bene. Un po' di cosette nella chest bonus, ti guardi quante cose. Cosa ho trovato? Un martello? No, non è un martello, questo è sicuramente un'altra cosa che non so cosa sia. Botania, cos'è? Non lo so. Ci sono in modo totalmente a caso. Comunque questo non è un martello, ma è, penso, tipo un retino, una cosa del genere. E c'è anche una mela qua. Si può prendere. Sì, si può prendere. C'è Violetta Salamander, ok. No, il salto automatico no, però. Oddio, però si riconosce un pochino il mondo. Sì, è il bioma è tutto deformato, però questa montagna forse qualcuno se la ricorda. Eh sì, perché qua dovrebbe esserci una pianura, però non esiste la pianura qua. Oddio, quante cose strane ci sono. Però devo dire che è abbastanza fluido, la registrazione spero sia fluida, però. Beh, insomma, ha fatto qualche scattino, però tutto sommato sembrerebbe essere accettabile. Non posso correre facilmente, a quanto pare, però va bene. Sì, questa comunque è la montagna, quella dell'avvistamento. Oddio, chi si ricorda qua? Sì, ci sono un po' di cose extra adesso che stanno laghicchiando tutto il mondo, però va bene. Oddio, cosa c'è là sopra? No, vabbè. Che? Là è morto qualcosa. Va bene. Anche questo molto normale, devo dire. Oddio, chissà se troviamo qualcosa di strano effettivamente. Perché sì, stiamo giocando in un mondo creepy, però più di 1800 mod, sapete, non lo so, non ne ho la minima idea. Però sì, questo come video extra esperimento ci sta come cosa. Se volete ne posso fare anche altri. Oddio, ci starebbe fare una serie e tentare di vincere il gioco. Con 1800 mod riuscirà a scoprire qualcosa. Chissà quante cose ci sono da scoprire qua. Però ok, quello cos'è? Cosa cavolo ho sentito? Devo abbassare anche il volume. Beh, dai, direi di fare un giro da qualche parte. Proviamo ad andare un pochino di qua e vediamo cosa succede. Ho paura però della notte perché. Ah, che cazzo. Sono api queste, credo. Sì, sono api, andiamocene. Proviamo a prendersi anche un po' di risorse, quasi quasi, cosa facciamo sempre all'inizio. E ditemi, non so se avete anche già provato voi qualche esperimento. Perché ci vuole così tanto per rompere un blocco di legno? È normale questo. Ok, mi sa che c'è. Oh. Ok, mi sa che c'è una mod tipo realistica che fa tagliare il legno con. Che ci mette più tempo per tagliare il legno, non so più parlare. Ok, ho equipaggiato anche armature. Stiamo facendo un rumore sferraglioso abbastanza accentuato. Però ok. Se volessi craftarmi un piccone, lo possiamo fare. O è. Firestarter? Che. Ah, ce l'ho il piccone, non serve nemmeno craftarlo, forse è meglio così. Se ci pensate, Minecraft, cioè, con ogni update aggiungono cose, tipo tra 1000 update forse si raggiunge una cosa del genere, può essere. Anche più, tipo 1800 update per 1800 mod. Andiamo di fare la torcia. Ah, le torce si possono fare, bene.
sì, possiamo funzionare. Non ci sono nemmeno luci dinamiche. In tutte le mod che ho messo, luci dinamiche no. Volendo potrei aggiungere altre mod allora, se esistono. Ok, non so perché ho preso un attimo il volo. Comunque, sì, le mod le installate totalmente a caso, però dando un'occhiata veloce dovrebbero esserci delle mod praticamente di altre dimensioni. Ci dovrebbero essere tipo altre 50 dimensioni, però... Ok, vediamo, facciamoci un giro di qua. Ok, si può fare la barca, come avete visto. Mi sarei aspettato di craftare un'astronave invece di una barca, però va bene. In teoria andando di qua si dovrebbe andare... No, qua mi sa che il mondo si è generato in modo diverso e sta anche laggando. Ok, qui il lag si sente. Lasciamo addirittura le impronte nella sabbia, sì. Sì, però qui la fluidità un po' se n'è andata, eh. Oddio, quello della exit, mi sa. Chi se lo ricorda quello? È inconfondibile. Sì, sì, qua comunque sta laggando abbastanza, eh. C'è una carota? No. Eh beh, dovrei mangiare, quindi in teoria... Ok, questo si mangia. Prendiamone altri. Zombie. Era tanto che non vedevo uno zombie nei mondi. Anche strano. Special mobs. Ah, ma è uno zombie di una mod questo. Ok, ok, ok. Cos'è quello? Effettivamente sì, dovremmo guardare ogni tanto in alto per vedere cosa c'è. C'è qualcosa che vola là, strano. Ok, ha iniziato a piovere. Sì, sì. Oddio, sentite che effetti della pioggia, belli. Wow, che cavolo è quello? Ok, ci sono delle cose strane. E laggose anche. Sì, girovagando nel bosco troviamo frutti vari, frutti di bosco appunto. Adesso troviamo anche i lamponi. Ma saranno lamponi? Cherry bomb. Ok. Che? Non so cosa sia. Comunque fortunatamente... mob per il momento non ce ne sono, anche se è quasi notte immagino e sta piovendo. Un villaggio? Mi ero completamente perso. Comunque sì, è il tramonto ora. Diamo un'occhiata al villaggio. D'apparenza sembra normale, mi sa che abbiamo trovato un villaggio di Minecraft normale, non di qualche mod strana. Teniamo sia spada perché ora è anche notte, non vorrei che... Ok, villager. Che cos'è? Comb. Non so cosa sia, però va bene. Questo invece è normale. Sì, librarian. Ok. Abbastanza buio comunque. Quello cos'è? Aegis. Oddio, questo è strano. Non so se è cattivo. Sembra di no. Sembra. No, no, è buono. Sembrerebbe essere buono. Non vedo... niente, però. Qua c'è una grotta. Materiali strani. Ma vedo qualcosa che luccica. Cos'è, oro? Diamanti. Cristallo dell'aria. Ok. Non so se valga la pena prenderne altri. Una grotta che cavolo, c'è molto più buio rispetto alla norma, ecco. Ma quasi quasi dormirei, così almeno passa la notte. Cavolo, che sono abbastanza inquietante comunque con la pioggia. Questa è una casa, anche non è normale quella casa. Eh no, i villager dove sono finiti? Dove sono finiti i villager? Sì, questa zona non è che mi piace tanto, sinceramente, se devo essere sincero. Boh, c'è tutto silenzio, a parte la pioggia. Ma dovremmo farsi un letto, se riusciamo magari. Può
poi vediamo. Oh, che cavolo è quello? Oh mio Dio, cos'è quello? Che... No, 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 quello... Ma è normale? È di una mod, spero. Spero sia di una mod quel coso. Oh mio Dio. Dov'è? Dov'è andato? Oh mio Dio, io non si chiama. Vorrei capire se è di una mod, però. In teoria dovrebbe dircelo se è di una mod. Magari mi sto preoccupando per nulla. Io Minecraft. Non so se è normale. Non so se è normale quello. Non so se è normale. Mi sta seguendo anche. Mi sta seguendo. Oh mio Dio. Senti, facciamo così. Allontaniamoci, ripariamoci una casa. Tipo questo mi piace. Apri. Siamo attenti. Non lo so perché. Vedete, c'è scritto tipo Forestry. Forestry è la mod, ma Minecraft è Minecraft, voglio dire. Tipo la cesta, vedete, Minecraft. Perché la cesta di Minecraft, anche se dentro ci sono delle cose strane. Oddio. Non so dove sia andato. Non so se sta seguendo. Forse si vede nella mappa. È quel pallino. C'è qualcosa di certo che si avvicina nella mappa. No, no, via, 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 via. Chiudi. Non prende danno, non prende danno. No, 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 no. Oh. Cosa cavolo? Cosa cavolo è quello? Facciamo una cosa, andiamocene direttamente dal villaggio. Scappiamo via. Spero non ci segua. Ma tutti gli esserini, tutti i mostri che c'erano prima, dove sono finiti? No, non attiriamo l'attenzione, che non so questo qua quanto furbo sia. C'è un tipo un pallino rosso di qua. In realtà oh mio Dio, che però il pallino rosso è sparito, non lo so, non ne ho idea. Qua c'è un pallino giallo. Pallino giallo è zombie. Vabbè, direi di fermarsi qui anche perché ho finito la corsa. Penso di avere ancora un po' di cibo, però meglio se ci teniamo qualcosa. Qua direi anche di illuminare perché sto facendo fatica a piazzare i blocchi. Ecco fatto. E al momento possiamo star tranquilli. Spero, dovrei farmi semplicemente una porta. E dai, facciamola. Si potrà fare una porta? Sì, ovviamente. E direi che così può andare al momento. Cibo dovrei averne, sì, ho le mele, ho anche... Boh, questo, che non so cosa sia. E direi che... Per oggi questo può bastare. Fatemi sapere però se volete un altro episodio in questo mondo. Con 1800 mod. Però quella cosa sembrava strana. Adesso dovete dirmi voi se quella cosa è strana effettivamente o di una mod. Dovrei anche controllare. Mod di Herobrine non ne ho messe. Ma la cosa strana è che veniva proprio scritto Minecraft. Come se fosse proprio un oggetto di Minecraft quello. Ditemi voi. Vi ricordo il like ovviamente. Più like ci sono, più mi faranno capire appunto che ne volete altri e... Sono abbastanza spaventato. Vi saluto. Ciao.